Il mio ricordo più bello all'età di 9 anni, quando il Frosinone per la prima volta andò in Serie C di una volta. Io stavo in mezzo al campo come mascotte, vestita con una tuta metà gialla, metà blu, con le trecce, con i fiocchi, metà gialla, metà blu. Poi con il matrimonio del bomber con Santarelli abbiamo fatto proprio l'exploit. Il ricordo più bello? Ovviamente la promozione, che dopo tanto tempo, tanti sacrifici, finalmente si arriva un grande traguardo, purtroppo breve che si è riusciti, però bello lo stesso. E il suo ricordo più bello? La prima promozione in B. Perché la prima promozione in B? Perché secondo me era il paradiso quello. Là poi è stata una conseguenza, però la prima in B è stata la più emozionante, insomma. Sicuramente con le lacrime, perché comunque è uno stadio che ha rappresentato tanto per la nostra città. Io sicuramente ho i brividi questa sera perché sono cresciuta qui al Madusa. Il suo ricordo più bello? Ma sicuramente la promozione in Serie A, però sono 40 anni di ricordi, quindi tanti amici, tantissime cose, tutte belle. Veramente emozionante, perché qui ci sarà un parco. Oggi proprio ricordavo che io sono arrivata qua, avevo 5 anni e ero qui in tribuna, era diversa, e mio padre mi disse mentre giocavo: il pallone è una cosa seria, o vieni qua per vedere la partita o resti a casa. Erano tempi, giocava Gaudino, Santarelli, poi ha giocato Palanca. È una storia di vita, la storia del calcio, però si va avanti, andremo allo Stirpe pensando che parte della nostra vita si è svolta qua. Ma il ricordo più bello del Matusa, lei ce l'ha? Eh sì, e quando siamo andati in Serie A? Col Crotone, con Lecce, lo spareggio là, tutto quanto. E poi tanti anni fa, io ero ragazzino, poi stavo a Roma, abitavo a Roma, quindi qui andavo a vedere, però poi la fusione si è bene al cuore. Ciao Madusa!